Sono le 11 e 11 e 20. Non so se sarà dritta l'inquadratura, ma poco importa, ce la facciamo andare bene. Non mi sono preparato niente, so solo che sono contento della vita che sto conducendo. In questo momento ho appena finito un momento di down, da pochi giorni. Ogni volta che ho un momento di down mi ricordo di godermelo. Fa parte del gioco, andare giù, andare su, tornare giù, tornare su. Proprio nel momento in cui stavo in down mi è apparso sui social un grafico che descriveva la vita. Prima andavo ad analizzare una piccola parte cui si era in negativo e poi c'era tutta la vita e faceva appunto vedere quanto fosse minuscola quella parte di down in confronto a quello che poi è la crescita della vita, perché nella vita si cresce. Quello che sto facendo ora a me mi aiuta un sacco, è lo sfogo per me. Ultimamente mi è capitato di sentire gente che dice: ah beh, quindi non stai a fare un cazzo. Io di solito sono una persona che me ne sbatto il cazzo del pensiero altrui, però su sta roba non ci riesco. Rimango delle volte impassibile, però mi fa male, perché io a sta roba ci credo. Però in realtà va bene che la soffra, significa che è una roba importante, una roba preziosa questa, e che nessuno me la può togliere. Io so che ci farò qualcosa con sta roba di YouTube. Se non ci credo io, che cazzo ci deve credere? Chiedo se non sia già troppo tempo che stia facendo video e non abbia ottenuto risultati. Stia a 1200 iscritti e non riesca a spaccare. La verità è che ci vuole solo tempo. Al momento sto in un parcheggio, cioè il parcheggio. Parcheggio del quartiere mio. Di solito non c'è nessuno, ma non ci stanno quei pischelli là. Questo è un posto in cui io mi rifugio sempre. Da quando ho 15-16 anni, quando c'è qualcosa che non va. Ultimamente l'ho fatto un po' di più con questa. Sono sempre stata una persona che si voleva rapportare più con se stesso che con gli altri, per capire che ci avessi dentro. In questo momento di down lo stavo facendo molto con le cuffie. Se volete fare qualsiasi cosa nella vita, porco due, serve tempo. Io quando le persone mi dicono: che fai, che studi, è greve, porco due, dire io non faccio l'università. Nel 2024 non faccio l'università. Non è per un cazzo facile, ma io, come te che vai all'università, sto nel mio percorso. O tu che fai l'operaio, porti camion, sei per il tuo percorso, sei per la tua strada. Non te so dire che è facile, non lo è per niente. Però se te ci credi lo puoi fare. Se io ci credo lo posso fare questa roba. Trust the process. Come si dice in italiano? Non lo so, vabbè. Però tutto accade per un motivo poi. Devi avere te l'attitudine di prenderlo, accoglierlo e trasformarlo in un qualcosa di buono. L'attitudine è tutto. Bisogna solo vivere. Bisogna sognare. Dargli sì un senso alla vita, ma fino a una certa. Cioè non sappiamo perché noi stiamo qua. Io non l'ho scelto di stare qua. E di sicuro manco te. Però ormai ci stiamo. E quindi potremo godersela sta vita. Come? Boh, sta a te deciderlo, sta a te creartelo, sta a te cercare di scoprirlo. A me fa impazzire la scoperta della vita. Io voglio provare di tutto. Prova tutte le sensazioni che sta vita ha da offrirmi. Perché c'ha tanta roba da offrire. Non c'è sta solo una via. Ne stanno infinite. Quindi ci vuole sì un po' di pensiero, di attitudine, di dare un senso. Però poi vivemosela la vita. Io voglio fare questo. E ci riuscirò. E voglio condividere ciò che c'è di più bello. Che c'è di più bello tutto. Che c'è di più bello tutto. Bisogna essere grati pure di passare i momenti di down. Qui un semplice parcheggio che ti viene da piagna a sentire la musica. Quando pensi che, boh, non c'è cazzo da fare. C'è sempre qualcosa da fare. Sono grato di avere questo. Viva la vita. Tutto c'ha un senso. Certe volte va bene pure non trovarlo il senso e vivere e basta. Trust the process.